Sì. Ha chiamato qui un tizio. Sta cercando un autista. Ti interessa? Un film che racconta l'amicizia tra un buttafuori italo-americano e un pianista afroamericano nell'America degli anni 60, ispirato alla storia vera di Tony Lepp. Una strana coppia sfreccia per le strade tutte dritte e uguali del sud degli Stati Uniti, uno davanti e uno dietro. Il loro profilo a tratti partecipe, più spesso annoiato, ci accompagna in una cavalcata di alcune settimane ma anche di alcuni secoli all'interno del mondo più intollerante e razzista degli Stati Uniti, inizio degli anni 60. E il tizio che guida l'autista, Tony, è un bianco, mentre il suo datore di lavoro, Don, seduto composto e vestito con eleganza, è un nero. Tony è un buttafuori italo-americano, Don è un pianista di fama da grande talento. Tony è circondato da una famiglia numerosa e ha bisogno di soldi perché le bocche da sfamare sono tante. Don, da parte sua, soldi ne ha tanti, così come il bisogno di qualcuno che lo porti in giro e organizzi viaggi e pasti. E il film Green Book, che racconta la storia realmente accaduta di un amico, è nata per caso e consolidatasi lungo quelle strade di due persone che più diverse non si potrebbe. Green Book è in programmazione al Cinematografo Sant'Angelo di Perugia dall'1 al 6 febbraio, con spettacoli alle 18.30, alle 21.15, il sabato e la domenica anche alle ore 16. Se per te non sono abbastanza nero e per loro non sono abbastanza bianco, allora dimmi chi diavolo sono io! Sono capaci tutti a imitare Beethoven. Ma quello che fai tu, con la musica, ti rende unico. Che si fa con le ossa? Si fa così. Raccoglilo, Tony. Ma se lo mangiano gli scoiattoli? Raccoglilo.